Bentornati a tutti a questo nuovo video. Vi ricordate di lui? Ebbene sì, lui è Ugo, un ramarro davvero dolce. Per un anno ci hanno fatto vedere questo bellissimo e dolcissimo ramarro che volava nello spazio. Noi guardavamo lui, ma abbiamo ascoltato veramente cosa ci stavano dicendo. Se anche a voi è sorto un dubbio, ci vediamo subito dopo la sigla. Ebbene sì, ci stavano dicendo che ce l'avrebbero messa in quel posto. Ebbene sì, ci stavano dicendo che il nostro vecchio televisore sarebbe stato da buttare via. Ma oggi sono qui per aiutarvi nel passaggio alle nuove frequenze. Prima di tutto perché abbiamo delle nuove frequenze sul digitale terrestre, non è tantissimo che abbiamo fatto lo switch con i nostri vecchi televisori. Le nuove frequenze servono per fare spazio al 5G nelle città, sì, avete capito bene. Per andare più veloci abbiamo dovuto fare un compromesso. I dati dicono che un sacco di televisori verranno buttati via, quindi non è sicuramente guardare verso il futuro o pensare all'ambiente. Però quello che voglio fare oggi non è tanto un discorso morale, più che altro un discorso molto tecnico per aiutarvi ad affrontare questo switch. Anche i meno sgamati di tecnologia, con questo accessorio che vi propongo oggi, riusciranno a vedere tutti i canali. Prima di tutto, non so quando state guardando questo video, magari siete già in ritardo, però ci sono ancora degli incentivi statali. Vi lascio il link in descrizione per avere il 20% di sconto fino a 100 euro su una nuova apparecchiatura, sia che sia un televisore sia che sia un decoder. Ovviamente per avere il massimo di sconto bisogna spendere almeno 500 euro. Ovviamente i soldi che vi danno hanno delle condizioni che vi dico velocissimamente: dovrete rottamare il vostro vecchio televisore, essere cittadini italiani, pagare il canone in bolletta e poterlo dimostrare e ovviamente comprare un televisore compatibile con le nuove frequenze. Sono cose molto tecniche, quindi vi lascio il link in descrizione per andare a leggervi tutti i dettagli e non sbagliare. Soprattutto non è facile capire dove e come rottamare il proprio televisore. So già che il primo pensiero è stato: ma io il televisore è nuovo, l'ho comprato da poco, non ho bisogno di cambiare. Il problema è che sì, tutti abbiamo un televisore figo 70 pollici in sala, ma in cucina, in camera, dai nostri genitori, dalle persone anziane, siamo proprio sicuri che i nostri televisori siano tutti adeguati? Il primo test che bisogna fare è andare sul canale 100 o il canale 200 e vedere se si vedono. Se non si vedono, vuol dire che il nostro televisore non è adeguato. Adesso, se comunque è un televisore che ha meno di 10 anni, è consigliabile mettere solo un decoder. Se ovviamente è un televisore dell'anteguerra, converrebbe sostituirlo una volta per tutte. Anche perché sempre di più i televisori hanno delle funzioni smart che una volta che ci si abitua è difficile poi rinunciarci sugli altri televisori. Questo decoder che vi proporrò oggi non fa diventare smart il vostro televisore, ma solamente vi farà captare le frequenze. Altra cosa molto importante per scegliere il nostro decoder è la comodità. Molti sono magari più costosi, più tecnologici, ma bisognerà usare due telecomandi e sul lato pratico è molto scomodo. Invece il prodotto che vi propongo io oggi, con un telecomando solo, riusciremo a far funzionare il nostro televisore e il nostro decoder contemporaneamente. Quindi ora non ci resta che andare all'unboxing e vedere come si installa e come si programma tutto quanto. Ed eccoci arrivati all'unboxing. Vi ricordo che questo si chiama Picco T625, ma ce ne sono diverse serie e si differenziano un po', vabbè sì, adesso si chiamano anche piccolo, mi sembra di aver letto, ma soprattutto gli accessori che hanno all'interno. Qui dentro non abbiamo ad esempio il cavo HDMI o la porta SCART per il televisore, quindi costa meno, ma avremo anche una spesa in più da fare. L'unboxing è veloce, abbiamo le istruzioni, però vi consiglio di guardare questo tutorial perché sono istruzioni molto semplificate, soprattutto riguardano come sincronizzare il telecomando, non spiega tantissimo. Qui abbiamo il nostro decoderino, come potete vedere è molto piccolo e questo è un vantaggio, perché ovviamente meno dà nell'occhio meglio è. Ok, togliamo le varie
pellicole. Come vedete abbiamo un ingresso USB per le nostre chiavette, sia per fargli gli aggiornamenti, sia per metterci dei file noi, sia audio che video. Però non è la sua funzione principale, diciamo che dovreste usarlo solo come decoder e basta. Poi qui abbiamo i tasti fisici, ovviamente, per il nostro, la funzione del nostro decoder non trovassimo il telecomando. E qui troviamo l'ingresso dell'antenna, un'uscita audio cavo, un'uscita HDMI, un'uscita SCART e l'input dell'energia elettrica per alimentare a 5 volt il nostro decoder. Come vedremo, poi troveremo anche all'interno il nostro alimentatore. L'ultimo ingresso che troviamo è quello IR per attaccarci il dispositivo a infrarossi da piccolino, da attaccare davanti a uno schermo, volessimo mettere dietro questa scatoletta, perché ovviamente vi ricordo che useremo solo il telecomando del decoder per usare sia televisore che decoder. Andiamo a vedere cosa troviamo di altro. Come vi dicevo, abbiamo il nostro trasformatore, molto semplice. Qui abbiamo un supporto biadesivo per attaccare il nostro decoder dove volessimo, due pile in mino stilo, non da sottovalutare, e il nostro immancabile telecomando che ci verrà molto utile, perché da oggi dovremo imparare ad usare solo lui. Danno come compatibilità i schermi Samsung e LG, quindi copriamo una vasta gamma, ma c'è un metodo per sincronizzare e far imparare al telecomando anche tutti gli altri telecomandi. Ovviamente, quali sono i tasti importanti? L'on e off e il volume, perché una volta che accendiamo il televisore poi noi useremo solo i tastini e i comandi del decoder e faremo lavorare lui. Come vedete, il telecomando funziona già, quindi ora non ci resta che alimentare qua con questa presa il nostro piccolo decoder. Noi ci attaccheremo una porta HDMI, solo esclusivamente se avete televisori vecchi usate la SCART, perché ovviamente a livello di qualità immagine l'HDMI arriva a un livello che la SCART non arriva. Qui attaccheremo il cavo della nostra antenna, quindi ingresso dell'antenna principale. Altra raccomandazione: il digitale terrestre vuole un cavo dell'antenna, non di quelli cinesi da 4 euro. Spendete un po' di più, spendete 12 euro circa, ma comprate un cavo con del rame ad alta trasmettibilità. Sono pochi euro, ma vi fanno differenza. Anche se adesso vedeste dei segnali, alcuni canali un po' male, vi posso assicurare che molto probabilmente è il vostro cavo dell'antenna sbagliato. Quindi ora andremo a inserire il cavo dell'antenna qua, poi usciremo con un HDMI e andremo a inserire il nostro televisore. Ci trasferiamo davanti al nostro vecchio televisore. Via. Ok ragazzi, eccoci davanti al nostro televisore. Come vi avevo già accennato, abbiamo attaccato alimentazione, porta HDMI che va direttamente alla nostra televisione, e poi un bel cavo antenna di quelli solidi. Guardate quanto è grosso quel cavo, quindi spendete qualche euro in più, ma è fondamentale nel digitale terrestre un buon cavo dell'antenna. Ovviamente, se è un po' vecchiotto il vostro televisore, dovrete andare a impostare sul telecomando il fatto di leggere l'HDMI. Qui abbiamo il telecomando e sulla destra ci sono i tasti, quelli blu sono per usare i televisori Samsung LG, non c'è bisogno di memorizzare niente. Poi vi faccio vedere in seguito come memorizzare i telecomandi di altre marche. Invece tutti gli altri tasti sono riferiti al piccolo decoder che abbiamo. Ok, questa è la schermata che vediamo all'inizio. Potrebbe essere in lingua tedesca. Per andare a cercare l'italiano è molto semplice. Facciamo exit una volta, poi con la freccetta andiamo a destra di 1, a destra di 2, sistema, la prima lingua che troviamo, ci clicchiamo sopra e selezioniamo italiano. Come vedete, primo audio italiano, secondo audio inglese, digital e bla bla bla. L'importante è mettere la lingua del menu e vedrete che in poco si aggiorna. Exit di nuovo, freccetta a sinistra, installazione, ok. Poi regione, ovviamente Italia. Questo a noi non serve perché tanto abbiamo l'alimentatore. LCN possiamo mettere on, ovviamente, perché lui ci metterà la lista canali nazionali, quindi ci metterà lui in ordine tutti i canali, non tocchiamo niente. Anche qua non tocchiamo niente e iniziamo col blind scan. Modalità FE, free to wire, ok per la ricerca.
Adesso lui in automatico andrà a cercarci tutti i nostri canali. Ok, dopo pochi minuti, come vedete, ha trovato i nostri canali e il livello e la qualità sono al 90%, quindi anche da qua capiamo un po' il tipo di connessione che abbiamo. Adesso facciamo exit, vedete che iniziamo a vedere e sentire qualcosa. Andiamo su canale TV, impostare canali, clicchiamo ok e qui vediamo che tutti i canali che abbiamo trovato. C'è anche un'anteprima, quindi basterà andare su, schiacciare ok. Come vedete ha trovato tutti i nostri canali. Ci dice quali sono quelli HD. Ok, adesso vi faccio vedere. Selezioniamo un canale ad esempio e andando sulla destra con la freccetta possiamo spostarlo, bloccarlo, cancellarlo, rinominarlo oppure saltarlo direttamente. Come vedete in basso del televisore abbiamo molto semplice scritto il tastino colorato che troviamo anche sul telecomando, questi qua in fondo vi dicono a cosa appartengono, quindi gruppo, opzione, trovare, selezionare, pagina, terminare, cambiare frame. Quindi anche se non siete proprio esperti di informatica, come vedete basta leggere. Tutto molto semplice, tornare indietro, basta schiacciare exit. Andiamo a vedere sistema, aggiornamento software che poi faremo tramite pennetta, vi farò vedere come fare ma in un altro video. Poi controllo audio e video, come vi dicevo modalità automatica, io qui non toccherei niente, soprattutto se non conoscete la materia. L'impostazione orario, questo qua vi prende direttamente dal satellite, capisce in automatico. Se volete impostare voi l'orario, ovviamente prende Londra più uno e vi dice che adesso sono le 16:35 e vi dice anche la data. Questo qua, come vedete, si aggiorna in automatico. Protezione minori, è molto semplice, bisogna mettere una password che sarà 1, 2, 3 e 4 molto probabilmente. Comunque poi questo se mai ve lo cercherò e ve lo scriverò nella descrizione per impostare una password per i minori. Ulteriori impostazioni, sottotitoli, lo standby dopo 3 ore che è una cosa abbastanza automatica, modalità standby reale, debug, anche queste qua sono cose per esperti che è meglio non toccare. Impostazioni di fabbrica, qua ovviamente ritorna come se fosse nuovo, ve lo sconsiglio anche di fare. In informazioni trovate la versione che avete e soprattutto quando è stata l'ultima volta che è stato fatto un aggiornamento. Qui 12 dicembre 2020, quindi è abbastanza recente. Andiamo a vedere l'ultima voce, qui avessimo inserito una pennetta potremmo vedere i nostri video, poi c'è anche un'antennina per attaccarlo al wifi e vedere i video su YouTube, qui ovviamente non ci abbiamo niente, non ci trova niente. Ora torniamo un po' a un canale, sperando che non rompano con i diritti. Ah, c'è anche la possibilità di registrare i nostri contenuti sulla pennetta. Ok, poi come vedete con i tasti normali cambiamo quelli del decoder, col rosso abbiamo le informazioni del canale, la frequenza, la rete, tutto il resto. Possiamo andare avanti anche con le frecce, come i normali. Poi abbiamo, come vi dicevo prima, con queste frecce normali noi regoliamo il volume del digitale terrestre. Con queste frecce qua invece, quelle azzurre, noi regoliamo la televisione, tutto con un telecomando solo. E per spegnere dovremo spegnere il decoder con il tasto rosso del telecomando, tasto rosso, e col tasto azzurro spegneremo invece il televisore. Adesso ve lo farò. Il fake standby penso che sia quello che si riaccende quando riaccendiamo il televisore. Ora spegniamo il televisore e riaccendiamo il televisore. Ok, schiacciamo l'accensione e si accende immediatamente. Penso che abbiano messo il fake standby perché con il real standby, adesso vi faccio vedere quanto tempo ci impiega, è sicuramente più lento a riavviarsi. Adesso l'ho acceso
come vedete passa qualche secondo, quindi vi consiglio il fake standby perché così è più immediato, basta accendere il televisore in mezzo secondo è acceso. Comunque useremo solo più questo telecomando e dovremo tutte le volte accendere il televisore e decodere. Ok, le informazioni sono tornate, quindi per far tornare le info sui canali bisogna spegnere e riaccendere il decoder. Come vedete adesso schiacciando info ci sono tutti i dettagli del canale, fortunatamente. Vi ricordo che dal 20 di ottobre tutti i canali HD non si vedranno più con i televisori senza decoder. Ora torniamo allo studio per le conclusioni finali. Ok ragazzi, eccoci arrivati alle conclusioni finali. Volevo iniziare dicendo che ho visto un po' su Amazon, è pieno di recensioni che dicono ma che grafica schifo, un sacco di resi, non capisco come funzioni. Come vi ho fatto vedere io, i tasti sono davvero 5 in numero, quindi non è difficilissimo capire. Per alcuni il limite è anche la lingua inglese. Quindi nel 2021, se il tuo limite è l'inglese, non prendiamocela con la tecnologia, ma magari prendiamocela con noi stessi. Altra cosa che ci tengo a precisare, se ho problemi in qualcosa, io guardo un tutorial su YouTube. Ma non perché ho il canale su YouTube, perché so benissimo che è una fonte inesauribile di ricchezza YouTube. Quindi quando non conosco qualcosa, la imparo grazie ad altri. Fortunatamente viviamo in un'epoca che qualcuno che ne sa qualcosa più di noi su quell'argomento lo trovi quasi su tutto. Quindi abbiamo le potenzialità, sfruttiamole sempre, non fermiamoci mai, non impigriamoci. Se non sappiamo qualcosa andiamo a studiarci, esattamente come ho fatto io per recensirvi questo prodotto. Altra cosa, è un prodotto che varia dai 24-27 euro, anzi ora ne approfitto per dirvi che in descrizione c'è il link del mio canale Telegram dove posto tutte le offerte su Amazon e alcuni store cinesi. Quindi iscrivetevi e quando ci saranno dei coupon o dei sconti su questi decoder, penso che andranno a ruba dopo il 20, quindi potrebbe essere che diventino una merce anche preziosa, finché sono a buon prezzo comprateli. Rimane comunque un accessorio da 27 euro, quindi se lo usate il vostro televisore non è sicuramente di ultima generazione. Spendete 26 euro che è veramente il minimo, il base, per un decoder con un segnale di nuova generazione. Non possiamo aspettarci sempre una Ferrari o un sistema Android come i televisori di ultima generazione. È un sistemino analogico un po' anni 90, però funziona benissimo. Come vedete, la cosa importante in questi accessori è la semplicità. Ci dà anche la possibilità con un telecomando solo di governare anche la televisione, cosa vogliamo di più? Quindi anche sulle recensioni Amazon noto un po' di polemica ultimamente. Per il resto che dire, mi sembra che abbia tutto il necessario, rimane un accessorio di quelli low cost, quindi non aspettiamoci grandi cose. Se avete dei dubbi scrivetemeli qui sotto. La cosa importante è non perdere la pazienza subito, le cose vanno studiate. All'inizio sarà sempre un po' noioso perché abbiamo le nostre abitudini e quando cambiamo telecomando è sempre una noia, è sempre un fastidio. Purtroppo le frequenze servivano per il 5G e quindi hanno fatto sto cambio e dobbiamo adattarci. Altra cosa a cui tengo, aiutate le persone anziane che non se ne capiscono di tecnologia. Informatevi se nel vostro condominio o palazzo c'è qualcuno che non se ne intende, compratagli un apparecchietto e dategli una mano, perché per alcuni la televisione è veramente l'unica valvola di sfogo, quindi anche questo vuol dire essere bravi cittadini. Ora, come sempre, vi lascio al mio assistente personale. Per me questo acquisto vale, rapporto qualità-prezzo imbattibile, poi ce ne sono altri modelli, magari li proveremo in futuro con qualche accessorio in più. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.